Quando il patriarca Daniele Dolfino attraversava la soglia di questa chiesa, riaffiorata alcune settimane fa durante il restauro e che fra qualche istante tutti attraverseremo. Erano le 11 del mattino, quando vennero unte le 12 croci che tracciano il perimetro dello spazio sacro, riservato alla celebrazione dei divini misteri. Le cronache dicono che la messa si concluse verso le 15, quando il cardinale si concesse dopo 4 ore una breve pausa prima di amministrare alle ore 16 il sacramento della cresima. Monsignore, confidiamo che torni un po' meno stasera. Oggi è qui Monsignor Andrea Bruno Mazzucato, suo successore, e riapre al culto la nostra chiesa, che riapparirà il nostro sguardo esattamente come la videro gli occhi dell'ultimo patriarca degli Aquileesi. Riaffidiamo la nostra comunità a Maria Santissima, a cui è dedicato questo tempio, con le parole ritrovate sopra il portone dell'ingresso e che fra qualche istante potrete voi stessi leggere. Santa Madre di Dio, speranza sicura e nostro sostegno, da noi sempre venerata e da venerarsi, si presente ai coroinesi. Fratelli e sorelle, siamo riuniti nella gioia per rendere grazie a Dio per la felice conclusione dei lavori di restauro di questo luogo santo. Se siamo grati al Signore per la bellezza di questa cura, lo siamo con di più per la santità che avvolge noi, pietre vive unite a Cristo, pietra angolare, per la quale ogni edificio rimane santo. Invochiamo la benedizione di Dio su quest'acqua. Facciamo memoria del nostro battesimo, per essere fedeli allo Spirito che ci è stato donato, partecipare con frutto alla celebrazione della Pasqua adesso. E allora ci raccogliamo in un momento di silenzio, entriamo già in clima di preghiera per partecipare alla preghiera di benedizione dell'acqua. Ad ogni invocazione diciamo gloria.